adesso un minuto di raccoglimento in memoria della scomparsa di Siniša Mihajlović. Momenti toccanti, un atto dovuto per la scomparsa insomma, di Siniša Mihajlović, scomparso appunto un paio di giorni fa dopo aver lottato come un leone contro una brutta malattia. Non è riuscito a vincere forse la guerra più importante della sua vita. Lo ricordiamo da Mazara con tanto tantissimo affetto. Adesso è però tutto pronto, quasi tutto pronto, ci sono gli ultimi controlli da parte dei due assistenti arbitrali nelle porte. A proposito, andiamo anche a dirvi, a parlarvi di quella che sarà la terna arbitrale. Il arbitra l'incontro è il signor Marco Casula di Ozieri, un arbitro sardo per questa partita, che sarà coadiuvato da Vito Bensorte di Trapani e la signora Marta Di Franco della sezione di Palermo. Adesso è veramente tutto pronto per il fischio di inizio che arriva in questo istante. Primo pallone toccato dal Casteldaccia, si affrontano due squadre in salute, due squadre che finora comunque hanno sorpreso nel corso di questo campionato, a dispetto di quelle che erano le aspettative. Entrambe le squadre hanno conquistato sicuramente più punti di quelli che tutti si sarebbero immaginati. Ed entrambe sono più in alto rispetto ai rispettivi obiettivi. Entrambe hanno l'obiettivo di salvarsi. Il Mazara ha finora conquistato 25 punti, il Casteldaccia ne ha finora accumulati 20. Insomma, navigano entrambi in posizione tranquilla e quindi quest'oggi potranno sicuramente giocare con spensieratezza. Intanto il Casteldaccia prova subito a proporsi in avanti, c'è però un fallo di Alfano su Saia e calcio di punizione di conseguenza in favore del Mazara. Dicevamo, una panchina corta per il Mazara, che in distinta presenta appena 14 calciatori, frutto anche del mercato, con diversi calciatori che sono andati via, e frutto anche delle squalifiche. Dopo la sconfitta di Caltanissetta, infatti, è arrivato un turno di stop per tre giocatori. Si tratta del capitano Samuel Amraoui, di Camarà e anche di Paul Cesar Duarte. Adesso il Mazara prova a rispondere con un lancio in avanti all'indirizzo di Fernandez Castro. Si chiude bene però la difesa del Casteldaccia, che prova a ripartire con il numero 10, Minnone, che prova a lanciare in avanti Monti. Chiude bene però Loporto, che serve dietro Thomas, bravo poi a rinviare il pallone prima dell'arrivo del calciatore avversario. Adesso il Casteldaccia riconquista palla nei pressi del centrocampo. Lotta Cancidano, ma non riesce a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario. Poi il Mazara recupera lo stesso la sfera con Cardoso, che non riesce a servire Fernandez Castro. Ci pensa però Saia a mettere ordine, a riconquistarla per il Mazara. Poi Cancitano allarga sulla destra per Fernandez Castro, che si porta avanti il pallone, entra in area di rigore Fernandez Castro e conquista un penalty messo giù dal diretto avversario nel momento dell'ingresso in area. Siamo appena al secondo minuto, è già calcio di rigore per il Mazara, che ha dunque l'opportunità di sbloccarla subito sotto la curva occupata dai tifosi. Pronto a incaricarsi della battuta ci sembra Gomez, il numero 11 e capocannoniere fin qui della squadra gialloblu, con 6 reti messe a segno. Infatti è proprio lui pronto a calciare in porta. Dall'altra parte c'è Di Paola, vedremo come andrà la trasformazione del calcio di rigore. L'arbitro intanto chiede a tutti di rispettare il piazzamento fuori dall'area. Arriva adesso il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Gomez, lunghissima la rincorsa di Gomez, che indovina l'angolino alla sua sinistra e porta in vantaggio il Mazara. Dunque cambia già il risultato al Nino Vaccara. Al terzo minuto il Mazara conduce per 1-0 grazie al rigore messo a segno da Gomez. Dunque
Comunque si sblocca subito la gara del Nino Vaccara, è un 18 dicembre che sa tanto di settembre per le temperature, adesso anche l'arbitro va a redarguire l'allenatore del Casteldaccia Marco Mineo, che aveva protestato in occasione della concessione del penalty. Si chiariscono i due, arriva anche un cartellino giallo all'indirizzo del tecnico ospite, che dunque ne fa le spese. Non è stato ammonito invece l'autore del fallo in occasione del calcio di rigore, tant'è che comunque che sul nostro cronometro sono passati quasi 4 minuti e il Mazzara è già in vantaggio grazie al rigore messo a segno da Idelino Koulibaly Gomez, che con questa realizzazione sale a quota 7 nella classifica marcatori. Si riparte dunque dall'1-0 per il Mazzara. Presti Giacomo prova a ripartire da dietro il Casteldaccia con Ferrara che salta Castro, poi prova a lanciare in avanti all'indirizzo di Monti, arriva l'intervento in anticipo di Isaia che serve Pace. Pace poi viene messo giù in maniera regolare secondo l'arbitro, arriva però Bertoglio a riconquistare il pallone, poi un lancio in avanti all'indirizzo di Cardoso, troppo però a ridosso della difesa del Casteldaccia che allontana la sfera. Ancora Bertoglio, la riconquista il Casteldaccia nei pressi del centrocampo. Adesso prova il Casteldaccia con un sinistro da fuori di Minnone che però termina lontanissimo dalla porta difesa da Franco Thomas, che comunque va a recuperare la sfera fuori dall'area di rigore, poi attende l'arrivo dell'avversario prima di agguantare il pallone con le mani e adesso è pronto per il rinvio, anzi serve corto Pirrello che oggi indossa la fascia di capitano. Lancia in avanti di Pirrello all'indirizzo di Gomez che non riesce a prolungare, la palla arriva comunque a Gancitano, inedita coppia d'attacco questa qui schierata oggi da mister Marino, che appunto deve fare i conti con tante assenze soprattutto in attacco. Casteldaccia conquista una rimessa dal fondo, c'è Di Paola pronto a calciare, calcia corto all'indirizzo di Presti Giacomo. Adesso dialoga la retroguardia del Casteldaccia con un lancio in avanti da parte di Spampinato che però finisce direttamente in fallo laterale che sarà in favore della squadra canarina. Fallo laterale battuto da Loporto all'indirizzo di Gancitano, la palla è troppo lunga per lui ma la conquista comunque Fernandez Castro per il Mazzara, poi se la fa sradicare da Presti Giacomo che prova a far ripartire l'azione dei Granata. Spampinato viene messo giù in maniera regolare secondo la terna arbitrale, dialogano nello stretto i giocatori del Casteldaccia, poi ancora si propongono in avanti con Minnone, un lancio in avanti all'indirizzo di Alfano, c'è Saia che svirgola un pallone, si propone ancora in avanti il Casteldaccia, ci mette una pezza Loporto che allontana solo momentaneamente il pallone, ancora Loporto però esce elegantemente dalla difesa, poi prova a lanciare Gancitano ma chiude bene la retroguardia del Casteldaccia. Pace poi riconquista la sfera per il Mazzara, serve Gancitano che si impossessa del pallone e poi la consegna in avanti a Pace che però viene pescato in posizione di offside secondo la segnalazione del primo assistente dell'arbitro e dunque sarà calcio di punizione in favore del Casteldaccia. Già battuto questo calcio da fermo con il Casteldaccia che prova a riproporsi in avanti con Spampinato, il lancio in avanti all'indirizzo di Monti, la palla però è facile preda di Pirrello che poi la rilancia in avanti, non c'è stata deviazione dopo il lancio di Pirrello, adesso però l'arbitro si accorge che manca il pallone per riprendere il gioco con la rimessa laterale, la panchina del Mazzara lo consegna prontamente dall'altra parte del campo e dunque si può riprendere a giocare. Bertoglio la riconquista per il Mazzara, poi Pace prova a ripartire, viene messo giù ma non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Lo stesso Pace riconquista il pallone per Mazzara ma non riesce a servire Gomez, poi un lancio in avanti all'indirizzo di Alfano, non la tocca Saia, infatti è così anche a giudizio del primo assistente arbitrale, dunque sarà fallo laterale in favore del Mazzara, la palla aveva oltrepassato la linea laterale dopo questo lancio in avanti. Saia ha già battuto il fallo laterale, Semeraro prova ad allontanare il pallone, commette fallo però su Monti, sul numero 9 che è finito a terra, sarà calcio di punizione in favore della squadra ospite.
Fabrizio Monti, classe 95, centravanti del Casteldaccia, anche il vice capocannoniere di questo campionato con 8 reti messe a segno fin qui. Meglio di lui ha fatto solo Santiago Pavisic dell'Akragas, che di reti ne ha realizzate 9. Ma un'autentica rivelazione, insomma, l'attaccante del Casteldaccia, che sta facendo, abbiamo detto già in avvio di telecronaca, benissimo. Calcio di punizione già abbattuto, c'è un colpo di testa in posizione irregolare, però questa incornata Thomas aveva comunque respinto il pallone, ma era tutto fermo perché la signora Marta Di Franco, seconda assistente arbitrale, aveva alzato la bandierina per segnalare la posizione di offside del calciatore del Casteldaccia che aveva provato la battuta a rete. Calcio di punizione già battuto da Thomas. Semeraro poi sceglie la soluzione del lancio lungo. La palla è facile preda di Prestigiacomo, che allontana, poi però si avventa sul pallone Bertoglio, che prova a lanciare in velocità Fernandes Castro, che supera Ferrara, entra in area di rigore Fernandes Castro, che supera il portiere, la mette in mezzo, dove arriva Gomez che raddoppia! Al minuto 10 il Mazzara ha trovato anche il secondo gol, una bellissima azione tutta in velocità dei Canarini con il lancio millimetrico di Bertoglio per Fernandes Castro, che ha fatto tutto bene, ha superato in velocità il diretto avversario, ha messo il pallone in mezzo e Gomez, da vero rapace di area di rigore, ha siglato la sua personale doppietta in 10 minuti. Dunque Gomez sale a quota 8 nella classifica marcatori, raggiungendo proprio Monti, l'attaccante del Casteldaccia di cui parlavamo poco fa. Adesso anche l'abbraccio di Gomez alla panchina, mister Marino, a sottolineare comunque l'affiatamento che c'è tra, insomma, tra i tesserati gialloblu. Belle scene queste, ma ciò che conta è che il Mazzara al decimo minuto conduce per 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Gomez. Adesso il Casteldaccia prova subito a rispondere, Monti commette fallo in area di rigore su Pirrello e l'arbitro concede un calcio di punizione al Mazzara. C'è Franco Thomas pronto a battere questo calcio da fermo dall'area di rigore dei Canarini. Lancia in avanti per Fernandes Castro, che la mette giù elegantemente, poi incespica sul pallone ma lo recupera lottando contro Alfano. Perde però la sfera il Mazzara, prova a ripartire il Casteldaccia, lancia in avanti all'indirizzo di Alfano, protegge il pallone Bertoglio e guadagna anche una rimessa laterale in favore del Mazzara. Adesso il Casteldaccia prova ancora a reagire, Saia allontana la sfera, Saia tra l'altro convocato in rappresentativa juniores regionale nel corso di questa settimana, ha partecipato al raduno che si è tenuto mercoledì scorso a Castellammare del Golfo, una bella esperienza per lui, un bel premio per un calciatore, un giovane calciatore classe 2004, ricordiamo Davide Saia, che fin qui ha fatto benissimo, si è anche conquistato il posto da titolare ormai da diverse settimane, ha anche un gol all'attivo, diversi assist, quindi insomma un bel campionato fin qui per il palermitano Davide Saia. Adesso un lancio in avanti di Semeraro all'indirizzo di Cancitano, la palla però è troppo lunga ed è facile preda di Paola. Prova a ripartire da dietro il Casteldaccia, lo fa con Monforte. Lancia in avanti all'indirizzo di Monti, ben controllato da Pirrello. Monti riesce comunque a girarsi, non però a servire Alfano. Arriva infatti l'intervento in anticipo di Saia, che riparte in velocità. Dialoga con Fernandes Castro, ancora Saia che la rimette sulla destra ancora per Fernandes Castro, che entra ancora una volta in area di rigore, viene messo giù prima di poterlo fare. C'è anche il primo cartellino giallo perché l'arbitro ha ravvisato l'intervento falloso del calciatore di Casteldaccia. Anzi, il giallo forse è proprio all'indirizzo di Fernandes Castro, reo di aver simulato. Dunque il primo ammonito è del Mazzara, onestamente il fallo c'era, sembrato abbastanza netto ai danni del calciatore con la maglia numero 9 del Mazzara. Non è stato dello stesso avviso il direttore di gara,
che ha fischiato traendoci in inganno, perché c'era sembrato che avesse concesso il calcio di punizione al Mazzara, invece il fischio era proprio per redarguire il calciatore del Mazzara e ammonirlo. Dunque Fernandes Castro, primo ammonito del incontro. Grande protagonista fin qui Fernandes Castro insieme a Gomez, ha prima conquistato il calcio di rigore che ha permesso al Mazzara di sbloccarlo e poi ha servito l'assist a Gomez per la rete del 2-0. Intanto il Mazzara riconquista palla con Pace, ma c'è un fallo ravvisato dall'arbitro da parte di Loporto sul calciatore del Casteldaccia con la maglia, ci sembra il numero 8, Presti Filippo. Già ripreso il gioco il Casteldaccia con Presti Giacomo. Larga sulla sinistra per Ferrara. Ancora Ferrara non riesce nell'anticipo di Isaia Alfano, poi Bertoglio fa carambolare il pallone sul diretto avversario e conquista un fallo laterale per i gialloblu. Già battuto il fallo laterale da Isaia, che prova a lanciare in avanti Cancitano, protegge però la posizione Presti Giacomo, che riconquista il pallone per il Casteldaccia. Accetta, prova a ripartire la squadra granata, lo fa impostando la manovra da dietro, palla allargata sulla sinistra per Alfano, che poi affronta Bertoglio. Bravo Bertoglio nel riconquistare il pallone, che finisce direttamente in fallo laterale. Adesso lancia in avanti per Monti, controllato bene da Semeraro. Poi Isaia prova a lanciare in avanti ma viene contrastato da Alfano, allontana il pallone Semeraro ma l'arbitro concede il calcio di punizione per l'intervento falloso proprio ai danni di Isaia di pochi secondi prima. Parlavamo anche di Bertoglio che rientra oggi dopo una lunga squalifica, il giudice sportivo gli aveva infatti comminato 5 giornate di squalifica che poi sono state ridotte a 3 dopo il ricorso presentato dal Mazzara. Mister Marino lo ritrova dunque oggi a disposizione dopo che il centrocampista ha dovuto saltare le ultime 3 gare. Adesso l'arbitro richiama Semeraro perché reo di aver perso tempo nella battuta del calcio di punizione lasciato poi al portiere Franco Thomas. Arriva adesso la battuta da parte di Thomas, protegge però la retroguardia del Casteldaccia che prova a dispiegarsi in avanti, lo fa con Alfano, palla a memoria insomma per Monti che prova a partire in avanti seguito da Pirrello, l'attaccante del Casteldaccia. Duello tra i due, viene raddoppiato anche da Bertoglio, palla messa in mezzo, arriva però la presa aerea da parte di Thomas. Dunque fa respirare il Mazzara l'estremo difensore canarino, che adesso studia il piazzamento dei compagni, poi sceglie di lanciare lungo all'indirizzo di Fernandes Castro, arriva prima di lui Ferrara, la palla nei pressi della zona occupata da Cancitano ma allontana Presti Giacomo, poi Semeraro salta più in alto di Monti, protegge il pallone Bertoglio che prende anche un colpo dall'avversario, calcio di punizione per il Mazzara, intervento di Monti falloso ai danni di Bertoglio, dunque c'è già Pace pronto sul punto di battuta di questa punizione, poi lo stesso numero 10 lascia l'incarico a Semeraro. Battuta lunga da parte del difensore a cercare Gomez, palla imprecisa però per l'attaccante, la sfera viene riconquistata dal Casteldaccia. Lancio in avanti sulla destra, chiude bene Pirrello perché c'era proprio il numero 7 Abate lanciato sulla fascia, ma la chiusura di Pirrello ha evitato guai al Mazzara. Protestano intanto i calciatori del Casteldaccia per un fallo precedente, l'arbitro seda subito qualunque tipo di protesta. Accetta. Ferrara in avanti per Alfano che non riesce a tenere il pallone in gioco e dunque il Mazzara conquista un'altra rimessa con le mani. Rimessa laterale già battuta da Saia, riconquista palla il Casteldaccia, poi palla sulla sinistra non tenuta in campo dallo stesso Accetta e nuovo fallo laterale per il Mazzara. Pace, contrastato da dietro da parte di Minnone in maniera fallosa, duello tra numeri 10, questo tra Pace e Minnone. L'intervento è stato falloso a giudizio del direttore di gara che ha concesso un calcio di punizione al Mazzara.
adesso lo stesso fischietto sardo va a sincerarsi, insomma, che gli animi non si scaldino troppo. Effettivamente la gara fin qui è stata abbastanza corretta. Semeraro alla battuta del calcio di punizione a cercare i centimetri di Gomez, che prova a prolungarla per Gancitano, poi svirgola la difesa del Castel d'Accia, ci mette una pezza di Paola bloccando in presa aerea e lanciando sulla destra Abate. Avanza ancora il numero 7 del Castel d'Accia, recupera però su di lui Cardoso che la riconquista per il Mazzara, poi Minnone anticipa Gomez che nel frattempo stava rientrando per dare una mano alla retroguardia. Adesso Presti Giacomo. Monforte, spampinato, lancia in avanti all'indirizzo di Monti, anticipato da Pirrello che la mette in fallo laterale, dunque rimessa con le mani per il Castel d'Accia che piano piano sta provando a reagire dopo i due gol subiti nel giro di 10 minuti dal Mazzara. Adesso c'è un lancio in avanti proprio per Minnone che la mette giù in area di rigore, la mette poi in mezzo e Monti arriva alla conclusione pericolosa con il sinistro. Quando siamo al 20° minuto, probabilmente questa è la prima occasione da parte del Castel d'Accia, la prima occasione di un certo peso, la prima occasione pericolosa per la squadra di mister Mineo. Il sinistro di Monti però è finito di poco al lato dalla porta difesa da Thomas. Lancia in avanti di Pirrello a cercare Gomez, spampinato con il colpo di testa impreciso, si rifugia in fallo laterale, c'è già Loporto pronto alla battuta con le mani di questa rimessa. Batte con le mani Loporto a cercare Gancitano che prova a girarsi in un fazzoletto di terreno di gioco, riconquista palla però la difesa del Castel d'Accia, poi Monforte serve nei paraggi Giacomo. Avanza il numero 5 del Castel d'Accia, poi lancia in avanti per Alfano che protegge palla da Saia. L'intervento di Semeraro in anticipo su Monti, ma riconsegna palla al Castel d'Accia il Mazzara. Spampinato sulla destra per Abate che prova a superare in velocità Loporto. Finisce a terra il calciatore in maglia granata, non c'è fallo a giudizio del direttore di gara. Il Castel d'Accia prova comunque nuovamente a riproporsi in avanti con Monti, non riesce nello stop l'attaccante, Semeraro prova a uscire dalla difesa, finisce a terra anche Semeraro, non c'è fallo a giudizio del direttore di gara, poi Alfano in area di rigore ci mette una pezza a Bertoglio, accetta per Ferrara che supera due giocatori del Mazzara, poi Bertoglio decisivo nel allontanare il pallone, Presti Giacomo la mette giù. Arriva Fernandez Castro ma non riesce a riconquistare il pallone, poi accetta. Palla in avanti per Minnone che non riesce a servire in avanti Monti. Pace riconquista il pallone per il Mazzara, prova anche lui il lancio in avanti ma chiude bene la retroguardia del Castel d'Accia. Adesso gara che sta salendo di intensità negli ultimi 5 minuti con il Castel d'Accia che sta provando in maniera più pericolosa ad affacciarsi dalle parti di Thomas. Il Mazzara però con questi lanci lunghi prova a colpire, c'è intanto un petardo che esplode in curva che ci ha anche leggermente storditi. Accetta sulla destra per Spampinato. Abate supera in velocità Loporto, poi porta avanti il pallone per il Castel d'Accia, mette la sfera in mezzo ma Saia fa buona guardia su Alfano, anticipa il numero 11 del Castel d'Accia, protegge il pallone e guadagna una rimessa laterale utile se non altro a spezzare il ritmo che negli ultimi due minuti è stato abbastanza alto. Dunque fallo laterale in favore del Mazzara. Fernandez Castro prova a prolungare la traiettoria del pallone, riconquistato però da Accetta per il Castel d'Accia. Poi lo stesso Fernandez Castro è l'ultimo a toccare la sfera, sarà rimessa con le mani per la squadra palermitana. Ferrara trova Minnone che si gira su Pace, non riesce però a superare Bertoglio che riconquista il pallone per il Mazzara, poi l'ultimo tocco è quello di Alfano, sarà rimessa con le mani per la squadra di casa. 23° minuto, sempre 2-0 per il Mazzara grazie alla doppietta messa a segno da Gomez, prima sul rigore al 3° minuto, poi al 10° minuto dopo una sgroppata sulla destra da parte di Fernandez Castro che gli ha fornito un pallone facile da mettere in rete.
il Casteldaccia sta provando a reagire, si è reso pericoloso al ventesimo con un sinistro di Monti che però è finito a lato. Adesso Thomas va al rinvio con il sinistro. Gomez non riesce a saltare, contrastato dall'avversario, arriva sul pallone Gancitano, anticipato però da Monforte, poi finisce giù proprio il capitano del Casteldaccia, al quale il direttore di gara concede un calcio di punizione. Ferrara riconquista palla per il Mazzara Bertoglio, poi supera due avversari con un bel sombrero, finisce giù Bertoglio e conquista un calcio da fermo. Conquista un calcio di punizione importante Bertoglio per spezzare il ritmo, spezzare anche il fatto che il Casteldaccia negli ultimi minuti ha provato più volte a rendersi pericoloso. Lo ha fatto effettivamente soltanto con quel sinistro di Monti. C'è anche un giocatore del Casteldaccia a terra, c'è Gomez nei pressi del difensore in maglia granata rimasto a terra. Dovrebbe trattarsi, se non andiamo errati, del numero 3 spampinato. Adesso entra lo staff medico del Casteldaccia per prestargli soccorsi. Nel frattempo ne approfittano i calciatori del Mazzara anche per dissetarsi, perché come lo dicevamo proprio in apertura di telecronaca è un dicembre anomero, un dicembre che sa tanto di settembre per quelle che sono le temperature. Giornata abbastanza soleggiata qui a Mazzara. Non arriviamo ai 20 gradi, ma sicuramente ci sono 17-18 gradi. Dunque, temperatura ideale per giocare a calcio, sicuramente lontane da quelle che siamo abituati a vivere nel periodo natalizio. Tanto una sorta proprio di time out questo, per prestare i soccorsi al calciatore del Casteldaccia che era rimasto a terra, e nel frattempo, come dicevamo, il Mazzara ne ha approfittato per dissetarsi e ricevere indicazioni da mister Marino. Pace all'indirizzo di Fernandez Castro che punta l'avversario in velocità, prova a saltarlo, l'intervento in scivolata di Ferrara che lo chiude in calcio d'angolo. Dunque, se non andiamo errati, è il primo corner della gara per il Mazzara. È pronto Pace sulla bandierina, qui sotto la nostra tribuna. Dunque, pronto Pace alla battuta di questo calcio d'angolo. Va Pace alla battuta del calcio d'angolo, prova a intervenire di testa Semeraro, anzi era Pirrello che aveva staccato più in alto di tutti, ma ha chiuso bene la difesa del Casteldaccia. Poi Cardoso prova a ripartire per il Mazzara, palla in aria, la riconquista ancora una volta il Casteldaccia che si riaffaccia in avanti, prova a riaffacciarsi in avanti quantomeno con Abate. Servizio per Monti che prova poi a lanciare Minnone, palla in area di rigore, Minnone la prolunga la traiettoria del pallone che era entrato in rete, ma il guardaline, la signora Marta Di Franco, ha segnalato una posizione irregolare per il numero 10 del Casteldaccia che era andato a segno, era stato bravo a superare Thomas, era stato anche un gioiellino l'assist da parte di Monti. Tutto fermo, però la bandierina della signora Marta Di Franco era alta, dunque tutto inutile, si resta sul 2-0 in favore del Mazzara e gioco che può riprendere con questo calcio di punizione battuto da Thomas. Adesso palla che finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato quello di Gancitano, dunque rimessa con le mani per il Casteldaccia. Presti Giacomo, Monforte, Pressi Filippo, serve nelle vicinanze, accetta, anticipato però da Cardoso che la riconquista per il Mazzara, poi lo stesso Cardoso fa rimbalzare il pallone sulle gambe di Pressi Filippo e conquista così un fallo laterale. Rimessa con le mani affidata all'Oporto, classe 2003, l'Oporto è diventato ben presto titolare, nuovo arrivato, insomma, da quando è arrivato ha fatto 3 presenze da titolare. Adesso Gancitano entra in area superando Monforte, riesce a tenere il pallone in campo, poi finisce a terra, tutto regolare secondo l'arbitro. E Casteldaccia che prova a ripartire con questo lancio lungo all'indirizzo di Monti, che prova ad appoggiarsi proprio su Minnone che nel frattempo stava andando in avanti. L'intervento aereo di Monti è stato però giudicato irregolare da parte del direttore di gara, era rimasto giù a terra, anzi ancora giù a terra
Pirrello, che ha avuto la peggio nel duello aereo. L'arbitro ha fermato il gioco, ha concesso un calcio di punizione in favore dei canarini. Adesso si rialza fortunatamente senza conseguenze Pirrello. Dunque si potrà riprendere a giocare con questo calcio da fermo per il Mazara. Pace per Semeraro. Bertoglio. Ancora Semeraro, poi Pirrello. Prova a impostare la manovra da dietro il Mazara. Non ha i giri giusti il lancio di Pirrello, col Casteldaccia che riconquista solo per un attimo il pallone. Adesso è Bertoglio che lo controlla, prova a superare due avversari, ci riesce. Arriva anche Fernandez Castro a dargli una mano. Lo stesso Fernandez Castro con la sua velocità ne supera due, prova a superare anche il terzo, non ci riesce. Prestigiacomo per il Casteldaccia, poi Alfano nella zona in cui però ci sono solo maglie gialle. Pace dialoga con Gomez che non gli restituisce un pallone facile da controllare. Poi lo stesso Pace salta due avversari, serve però, lo porta un pallone impossibile da tenere in campo e dunque sarà fallo laterale per il Casteldaccia. Casteldaccia che adesso prova a riproporsi in avanti con Monti che mette il pallone in mezzo, la deviazione di Pirrello e dunque corner in favore della squadra granata. Ricordiamo che il Casteldaccia era andato a segno pochi minuti fa con Minnone proprio su assist di Monti, ma è stato tutto inutile per la posizione di fuorigioco segnalata dall'assistente Marta Di Franco. Palla messa in mezzo adesso con Prestigiacomo che prova a girarsi con il suo destro che però finisce lontano dalla porta difesa da Thomas e dunque Mazara che potrà riprendere il gioco con una rimessa dal fondo. Se la prende giustamente comoda Franco Thomas, portiere argentino. Chissà che i suoi pensieri non siano anche alla finale di Coppa del Mondo, giustamente il portiere argentino. Oggi l'Argentina con la Francia si gioca la finale della Coppa del Mondo alle ore 16 in Qatar. Intanto però c'è da pensare al Mazara che conduce qui al Nino Vaccara per 2-0 sul Casteldaccia. Quando abbiamo appena superato la mezz'ora sul nostro cronometro c'è anche Gomez, l'uomo decisivo, l'uomo in più del Mazara, decisivo sicuramente quest'oggi per la doppietta che sta consentendo ai canarini di condurre per 2-0, che è rimasto a terra. Si rialza fortunatamente il gigante del Mazara senza conseguenze, non è necessario l'intervento dello staff medico dalla panchina, dunque si può riprendere a giocare con un fallo laterale in favore della formazione ospite. Lancio in avanti all'indirizzo di Presti Filippo che prova a girarla di testa. Bertoglio la riconquista per il Mazara, ma la palla resta lì e viene rilanciata in avanti dai calciatori in maglia granata. Poi Alfano non riesce a tenerla in campo e dunque sarà rimessa laterale per i ragazzi di Mister Marino. C'è Saia sul punto di battuta di questa rimessa laterale. Saia lancia in avanti per Fernandez Castro che prolunga la traiettoria del pallone per Gancitano. Forse ha controllato con una mano il classe 2003 del Mazara. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Accetta, prova a girarsi tra tante maglie giallo-blu. Poi Pace la riconquista per il Mazara. Bertoglio sulla sinistra per Loporto. Lancia in avanti da parte del numero 2 del Mazara, troppo lungo per Gancitano, palla che viene controllata da Di Paola che fa subito ripartire Prestigiacomo. Ferrara si stoppa, prova ad affrontare Fernandez Castro, poi torna indietro per riconsegnare la sfera a Prestigiacomo. Minnone prova a superare Pace, non ci riesce il numero 10 del Casteldaccia e Bertoglio la riprende per il Mazara. Adesso il Casteldaccia che prova a riaffacciarsi in avanti, intervento irregolare da parte di Semeraro su Monti, l'arbitro se ne accorge e concede un calcio di punizione in favore della squadra di Mister Mineo, calcio di punizione quasi dal vertice sinistro dell'area di rigore, anzi adesso corregge il punto di battuta proprio il direttore di gara. Due uomini in barriera per il Mazara, si tratta del numero 10 Pace e del numero 3 Saia. Sul punto di battuta del calcio da fermo invece per il Casteldaccia c'è il numero 4 Totò Accetta.
Destro di accetta a mettere il pallone in mezzo, palla troppo lunga che non, nessuno è riuscito a tenere in campo. L'aveva fatta sfilare anche Thomas, accorgendosi che il pallone non poteva restare in campo. E dunque il pallone ha superato la linea di fondo e sarà rimessa con i piedi per la squadra di casa. Ritmi che sono sicuramente calati rispetto a qualche minuto fa, quando il Casteldaccia aveva provato un attimino a reagire dopo il secondo gol messo a segno dal Mazzara. È anche comprensibile, perché il Mazzara, chiaramente conducendo per 2-0, non ha alcun interesse ad alzare i ritmi. Adesso c'è un fallo fischiato contro Cardoso, che c'era sembrato in realtà la vittima dell'intervento irregolare. L'arbitro è stato di un'idea diversa, dunque ha concesso il calcio di punizione al Casteldaccia. Saia in anticipo su Ferrara, prova a ripartire il classe 2004 del Mazzara, che poi lancia in avanti Cancitano, palla troppo lunga per lui, la protegge Prestigiacomo e poi Di Paola controlla con le mani. Monforte sulla destra per Spampinato, torna indietro da Di Paola che va al rinvio lungo con il destro. Monti salta più in alto di Semeraro, poi Saia può controllare prima dell'arrivo di Alfano, alza un campanile che diventa facile preda di Ferrara in anticipo su Fernandez Castro, poi accetta, lancia in avanti, dovrebbe essere proprio Ferrara. Bertoglio riconquista il pallone per il Mazzara, ma è ancora Ferrara a impossessarsene per il Casteldaccia, a conquistare una rimessa laterale. Semeraro rinvia lungo, poi Presti Filippo di testa, controlla Fernandez Castro. Gancitano non riesce a girarla in favore di un compagno. Monforte, contrastato da Gancitano, il lancio di Monforte finisce in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato proprio del numero 7 in maglia giallo-blu. Gioco che è già ripreso con il Casteldaccia che prova a spingersi in avanti, palla messa in mezzo all'indirizzo di Alfano, prima di tutti arriva però Thomas che agguanta la sfera e dunque spezza un attimino il ritmo di questa offensiva di marca granata. Studia il piazzamento dei compagni l'estremo difensore argentino, che va al rinvio lungo proprio a cercare di lanciare Gancitano, anticipato da Prestigiacomo. Poi di testa Spampinato la consegna a Di Paola. Di Paola nei paraggi per Prestigiacomo, che prova a far ripartire i suoi. Ancora Prestigiacomo in avanti a servire Abate. Si gira Abate, la serve a Spampinato che poi lancia in avanti Minnone, non riesce a girarsi il numero 10 del Casteldaccia, la riconquista Pirrello che prova a lanciare Gomez, viene chiuso però dal diretto avversario e il Casteldaccia può ripartire con Abate che supera Loporto, se la trascina fuori però Abate oltre la linea laterale e dunque sarà rimessa con le mani in favore dei gialloblu. Rimessa laterale che probabilmente ha cambiato padrone, anzi no. È proprio così, la rimessa laterale ha cambiato padrone, non abbiamo capito qual è stato il disguido tra l'arbitro e il secondo assistente Marta Di Franco. Tanto Casteldaccia in avanti con Ferrara che aveva messo giù il pallone. Prodigioso l'intervento in anticipo di Saia che ha evitato il peggio ai suoi. Casteldaccia che si era fatto pericolosissimo con Ferrara che si era spinto fin dentro l'area di rigore, aveva da superare soltanto Thomas. Saì è stato però lesto a portargli via il pallone e a chiudere l'azione in calcio d'angolo. Calcio d'angolo appena battuto, salta in alto Thomas che anticipa gli avversari e poi lancia in avanti Saì provando l'assist direttamente dalla propria rigore. C'è la chiusura però della retroguardia del Casteldaccia con Ferrara che poi serve Abate. Abate prova a dialogare sulla destra con un compagno, si trattava di Minnone, poi lancia in avanti dello stesso Abate per Monti. Finisce a terra il numero 9 del Casteldaccia, messo giù da Semeraro in maniera fallosa secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per i Granata. Granata che appunto si erano fatti pericolosi poc'anzi proprio con Ferrara, chiuso in maniera prodigiosa da Saia.
Castelvecchia che è già ripartito con Abate, che adesso entra in area di rigore, prova a puntare Loporto che gli porta via il pallone, poi Gomez allontana la sfera che arriva direttamente nell'altra metà campo controllata da Prestigiacomo. Lo stesso Prestigiacomo prova a lanciare in avanti Monti, che prova a girarsi. Saia però è ancora bravo a chiudere lo spazio e a rifugiarsi in fallo laterale. Rimessa con le mani per la squadra granata. Ferrara mette in area di rigore proprio per Monti. Arriva l'anticipo di Semeraro, poi è bravo Thomas a chiudere in tuffo, a bloccare la sfera con le mani. È rimasto un attimino a terra il portiere del Mazzara, forse ha preso un colpo in occasione del contrasto tra Monti e Semeraro. Adesso si rialza fortunatamente l'estremo difensore gialloblu. Sarà comunque calcio di punizione in favore del Mazzara. C'è Thomas sul punto di battuta. Battuta lunga da parte dell'estremo difensore canarino a cercare i centimetri di Gomez. La palla resta lì, poi Cardoso prova a prolungare la traiettoria, arriva la chiusura di Monforte direttamente in fallo laterale. Pace lascia l'incarico della battuta a Loporto, che adesso dialoga con il compagno. Poi Loporto sceglie di provare il lancio in avanti per Gomez, arriva l'anticipo di Spampinato. Prestigiacomo, Presti Filippo, avanza il numero 8 del Casteldaccia, arriva però su di lui l'intervento di Cardoso che gli strappa via il pallone, poi lo riperde il calciatore portoghese. Prestigiacomo sceglie il lancio in avanti, Monti prova ad allargare il gioco sulla sinistra a memoria, nel frattempo però era andato avanti anche Alfano e dunque il pallone finisce direttamente oltre la linea laterale nei pressi della panchina occupata dal Mazzara. Già battuta la rimessa da Saia, che prova a lanciare Gomez in velocità, si prolunga il pallone con un colpo di testa il centravanti, arriva la chiusura di Prestigiacomo, poi il rinvio di Paola. Bertoglio prova a riproporre l'azione offensiva del Mazzara, poi Fernandez Castro controlla il pallone, la palla è uscita fuori, sì, dice di sì il primo assistente dell'arbitro e dunque sarà rimessa laterale per il Mazzara. Saia in avanti per Gomez, che la lascia lì per Cardoso, per Bertoglio, prova a girarsi Bertoglio, la palla però finisce direttamente tra le braccia di Paola, che adesso chiede ai suoi di avanzare e poi serve nelle vicinanze Monforte. Monforte lancia con il destro all'indirizzo di Minnone, anticipato da Pirrello. Cardoso prova a controllare il pallone ma non riesce a trattenerlo tra i piedi. Adesso Alfano accetta. In avanti per Minnone, anticipato da Semeraro. Poi Cardoso riesce a superare controllando il pallone, accetta. Poi lo controlla ancora una volta bene e serve Fernandez Castro. La chiusura di Prestigiacomo che rilancia l'azione del Casteldaccia. Intervento, anzi fuorigioco di rientro da parte del centravanti del Casteldaccia Monti, si era alzata la bandierina della seconda assistente dell'arbitro Marta Di Franco, dunque calcio di punizione in favore del Mazzara. Thomas studia il piazzamento dei compagni Thomas, che poi sceglie il lancio in avanti per Fernandez Castro, anticipato da Prestigiacomo. La palla arriva però direttamente a Gomez, che allarga sulla sinistra per Gancitano, punta Spampinato che finisce giù, commette fallo proprio Gancitano, giudizio dell'arbitro, calcio di punizione già battuto dal Casteldaccia. Minnone controlla per i Granata, poi si allunga troppo il pallone, Pace lo mette in fallo laterale. Adesso Monti prova il lancio in avanti per Abate, che adesso può entrare in area di rigore e mettere in mezzo. La palla è troppo lunga per tutti, finisce direttamente in fallo laterale. Casteldaccia che ha provato a riaffacciarsi in avanti, ma il cross dalla destra è risultato essere troppo lungo e si è spento direttamente oltre la linea laterale. Dunque rimessa per il Mazzara con le mani.
già battuta da Saia. Bertoglio prolunga con la testa, la palla viene controllata da Fernandez Castro che supera la metà campo e punta l'intera retroguardia del Casteldaccia. Prova ad autolanciarsi Fernandez Castro che poi la mette in mezzo per Gomez, non riesce però a tenerla in campo Gomez, ha provato uno scatto da centometrista Fernandez Castro col pallone tra i piedi, poi grande gesto d'altruismo a cercare Gomez che avrebbe potuto così realizzare la tripletta. La palla però è finita direttamente in oltre la linea di fondo. Adesso Presti Filippo la mette giù per il Casteldaccia. Minnone, ancora Presti Filippo. Sulla sinistra per Alfano. Gli sradica il pallone dai piedi Gomez che nel frattempo era rientrato a dare una mano, poi Saia non riesce a tenerla in campo. Dunque sarà rimessa con le mani per Ferrara che cerca di lanciare subito in avanti Monti. Controllato da Semeraro. Ci mette il fisico anche Bertoglio, Semeraro e Bertoglio stanno controllando proprio Monti, l'ultimo tocco poi è di Bertoglio e sarà dunque corner in favore della formazione ospite. Manca un minuto al 45esimo, più eventuale recupero in attesa dell'intervallo. Mazzara che conduce sempre per 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Gomez. Casteldaccia che sta provando a riaffacciarsi in avanti per cercare di ridurre lo svantaggio. Corner che si traduce in un nulla di fatto con la traiettoria del pallone che è stata deviata da un calciatore del Mazzara. Sarà dunque rimessa laterale dall'altro lato per il Casteldaccia, con Spampinato che se ne incarica, mette in mezzo con Gomez che allontana il pericolo per il Mazzara. Adesso Spampinato rimette in mezzo, un tiro cross che finisce direttamente sull'esterno della rete da parte del numero 3 del Casteldaccia. L'arbitro ha concesso 2 minuti di recupero. Adesso l'arbitro concede 2 minuti di recupero, dunque si andrà avanti fino al 47esimo prima dell'intervallo. Il gioco riprenderà invece con una rimessa dal fondo da parte di Thomas. Thomas lancia lungo all'indirizzo di Cardoso che però non riesce ad arrivare sul pallone. Poi lo stesso Bertoglio che fa ripartire l'azione del Mazzara, allarga sulla destra per Fernandez Castro che punta Ferrara, poi prova a mettere in mezzo, è ben piazzato però Presti Giacomo che intuisce la traiettoria del pallone. Adesso Cardoso riconquista la palla nei pressi del limite dell'area di rigore, poi mette in mezzo per Gomez che viene contrastato al momento del tiro da Monforte. La palla è stata deviata proprio dal numero 6 del Casteldaccia e il Mazzara ha conquistato un fallo laterale in zona offensiva. Nel frattempo lo stesso Gomez è rimasto a terra dopo il contrasto di qualche istante fa. Dunque può entrare lo staff medico del Mazzara a prestare i dovuti soccorsi al centravanti gialloblu. Adesso riesce a rialzarsi forse ancora prima che arrivi lo staff medico. Nel frattempo l'arbitro lo invita ad accomodarsi fuori. Gioco che però riprenderà con una rimessa laterale per il Mazzara in zona offensiva. Nel frattempo è già volato via quasi un minuto e mezzo di recupero. Pronto lo porto a rimettere in gioco il pallone con questa rimessa laterale. Lo porto cerca Gancitano che prova a girarsi in area di rigore, prova a proteggere la palla sulla linea di fondo. Poi il Casteldaccia riconquista il pallone e prova a ripartire. C'è un fallo in area di rigore granata. Adesso arriva l'ok per far rientrare Gomez in campo. Fortunatamente nessun problema per l'attaccante. Casteldaccia in possesso del pallone prova a rilanciare l'azione offensiva. Ferrara. Ancora Ferrara prova a girarsi e serve al Alfano che poi subisce fallo, anzi no, da Saia. L'attaccante del Casteldaccia viene nuovamente pescato in fuorigioco, si tratta proprio del numero 9 Monti con la bandierina che è andata su. Nel frattempo è rimasto a terra per il Mazzara Fernandez Castro che ha preso un brutto colpo in seguito al contrasto di qualche istante fa. Vediamo se riesce a rialzarsi Fernandez Castro, sicuramente oggi anche lui tra i migliori in campo dopo lo splendido gol della settimana scorsa, oggi un rigore conquistato e un assist.
Si va avanti dunque, arbitro che ha prolungato il recupero con questo calcio di punizione battuto da Semeraro all'indirizzo di Loporto che la mette a terra, poi supera un avversario. Adesso arriva il duplice fischio da parte del signor Casula di Ozieri. Dunque quando siamo al 48esimo, quindi al termine dei 3 minuti di recupero, si va al riposo con il Mazzara che conduce per 2-0 sul Castel d'Accia grazie alla doppietta messa a segno da Gomez che al terzo ha realizzato un calcio di rigore e al decimo ha depositato palla in rete dopo una cavalcata di Fernandez Castro. Piccola pausa anche per noi che torneremo qui per la ripresa. Supportano il management. Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara dove è quasi tutto pronto per l'inizio della ripresa, per la ripresa delle ostilità tra Mazzara e Castel d'Accia con i Canarini che conducono per 2-0 dopo il primo tempo grazie alla doppietta messa a segno da Gomez che al terzo ha trasformato un calcio di rigore e al decimo ha messo in rete dopo una sgroppata sulla destra di Fernandez Castro. Ci sono anche due sostituzioni nel Castel d'Accia, a breve vi daremo lettura delle formazioni ufficiali anche per questo secondo tempo, il tempo anche di individuare chi sono i calciatori sostituiti. Intanto il fischio d'inizio del secondo tempo arriva proprio in questo istante con il primo pallone della ripresa affidato al Mazzara, pace allarga per Saia che poi prova il lancio lungo proprio all'indirizzo di Gomez, arriva il colpo di testa ad allargare per Fernandez Castro che controlla il pallone e poi conquista un fallo laterale. Allora a prendere il posto in campo sono stati il numero 15 Andrea Megna e il numero 17 Giuseppe Selvaggio. Ora bisognerà capire il numero dei calciatori che sono andati a sostituire. Intanto il Mazzara si fa pericoloso con Cardoso al limite dell'area, la palla arriva nella zona di Cancitano che prova il sinistro, Presti Giacomo allontana la minaccia, poi nuovo colpo di testa di Cancitano, la girata di Cardoso, era stato però falloso l'intervento del numero 7 del Mazzara, dunque calcio di punizione per il Castel d'Accia, ma Mazzara già pericoloso nelle prime battute di questo secondo tempo. Dunque se non andiamo errati sono usciti il numero 3 Spampinato e il numero 8 Presti Filippo, almeno non li vediamo in campo, dunque dovrebbero essere loro i calciatori sostituiti. Adesso Mazzara prova a riproporsi in avanti con Bertoglio che però commette fallo proprio sul entrato Selvaggio. Ne approfittiamo proprio per darvi lettura delle formazioni che sono scese in campo per questi secondi 45 minuti con il Castel d'Accia che scende in campo con Di Paola, Ferrara, Megna, Accetta, Presti Giacomo, Monforte, Abate, Selvaggio, Monti, Minnone e Alfano. A disposizione in panchina Marra, Bertolino, Lapi, Schiavo, Ribaudo, Scarpinato, Cosentino e l'allenatore Marco Mineo. Il Mazzara risponde con lo stesso 11 del primo tempo, dunque Canarini in campo con Thomas, Loporto, Saia, Cardoso, Semeraro, Pirrello, Gancitano, Bertoglio, Fernandez Castro, Pace e Gomez. A disposizione in panchina Dominguez, Amato e Federico, con loro il mister Dino Marino. Andiamo anche a leggere quella che è la terna arbitrale, l'incontro è diretto dal signor Marco Casula di Ozieri, primo assistente dell'arbitro Vito Bensorte della sezione di Trapani, secondo assistente la signora Marta Di Franco della sezione di Palermo. Calcio di punizione per il Mazzara, sono già volati via quasi 2 minuti e mezzo nel corso di questo secondo tempo con il Mazzara che si è reso pericoloso poc'anzi con Gancitano. Poi l'azione è stata interrotta proprio per un fallo dello stesso numero 7. Adesso un calcio di punizione affidato ai piedi di Thomas che batte lungo all'indirizzo di Gomez che non riesce però a prolungare la traiettoria del pallone, riesce però a servire Bertoglio, su di lui arriva anche Alfano che la riconquista per il Castel d'Accia. Poi il lancio in avanti di Ferrara a cercare Monti, la tiene in campo il numero 9 del Castel d'Accia che poi non riesce però a servire un compagno. La riconquista Fernandez Castro per il Mazzara, prova a riaffacciarsi in avanti il numero 9 giallo-blu, ma gliela porta via Accetta che poi fa carambolare il pallone tra i piedi proprio di Fernandez Castro e conquista un fallo laterale per il Castel d'Accia. Già battuto il fallo laterale all'indirizzo di Megna che non controlla bene e perde un pallone velenoso al limite dell'area. Lo
Riconquista però lo stesso Megna, che toglie le castagne dal fuoco ai suoi e fa ripartire l'azione del Casteldaccia. Lancia in avanti all'indirizzo di Abate, duello tutto in velocità con Loporto che protegge il pallone, poi lo fa carambolare addosso proprio ad Abate e la palla finisce oltre la linea di fondo per una rimessa con i piedi affidata proprio al portiere del Mazzara, Franco Thomas. Non ha fretta di riprendere il gioco Thomas con la sua squadra che conduce per 2-0. Giustamente i ritmi non sono l'interesse primario del Mazzara, devono esserlo invece gioco forza per il Casteldaccia, che deve necessariamente provare la rimonta. Tanto Gancitano si gira e supera un avversario, poi prova a lanciare in velocità Gomez che punta Monforte. Gioco di gambe di Gomez che conclude e Di Paola blocca in due tempi. Bella giocata da parte di Gomez che al 49esimo si rende pericoloso con questo bel gioco di gambe. Pallone troppo centrale però per impensierire Di Paola, che ha potuto bloccare in due tempi. Monforte, Presti Giacomo. Palla sulla sinistra e lancia in avanti a cercare Monti, ancora per il Casteldaccia, solito copione tattico, protegge il pallone Semeraro, protegge la rimessa laterale che sarà affidata dunque alla squadra gialloblu con Nzaia che è lì pronto a battere la rimessa con le mani. Sceglie la soluzione lunga Saia, arriva però abbattuto troppo in avanti il calciatore del Mazzara, dunque l'arbitro ha invertito la rimessa laterale consegnando il pallone al Casteldaccia. Ferrara in avanti a cercare ancora Monti, palla per Selvaggio, prova a puntare Ribaudo, duello tra numeri 17. Rimessa laterale già battuta dal Casteldaccia con Selvaggio che prova a girarsi in area di rigore. Saia lo costringe a uscire nuovamente dall'area di rigore, poi il numero 17 del Casteldaccia si trascina il pallone al di là della linea laterale, dunque consegna una rimessa con le mani al Mazzara. Gomez prolunga la traiettoria per Cardoso che non arriva sul pallone. Casteldaccia che prova a riproporsi in avanti. Megna allarga sulla destra per Abate, pallone troppo lungo per il numero 7 del Casteldaccia e dunque altra rimessa laterale per il Mazzara, stavolta sotto la tribuna dello stadio Vaccara. Lo porto batte in avanti, palla per Gomez. Arriva però la trattenuta da parte di Monforte, il conseguente fischio dell'arbitro e il calcio di punizione affidato al Mazzara. Cardoso sul punto di battuta, Pace poi a battere il calcio di punizione, a scegliere la soluzione lunga per Fernandez Castro che la mette a terra con il petto. Si gira fra due avversari Fernandez Castro che poi riesce a servire Cardoso. Cardoso in area di rigore per Gomez, arriva prima di lui Monforte a rifugiarsi in fallo laterale, la tiene in campo però il Mazzara con Cardoso che serve Bertoglio, prova poi a proteggere il pallone lo stesso Bertoglio, la riconquista il Casteldaccia, poi c'è forse un intervento con le mani da parte dello stesso Bertoglio, anzi di un giocatore forse del Casteldaccia. Non abbiamo capito l'arbitro a chi abbia concesso la punizione, anzi c'era il tocco con il braccio, a essere sinceri c'era sembrato quello di Bertoglio, invece l'arbitro ha giudicato irregolare l'intervento di un calciatore del Casteldaccia, dunque calcio di punizione per il Mazzara. Pace sul punto di battuta, sono 5 le maglie gialle al limite dell'area di rigore, linea di difesa alta da parte del Casteldaccia, proprio a costringere le maglie gialloblu a stare al di là della linea dell'area di rigore. Palla messa in mezzo, colpo di testa da parte di Semeraro, l'incornata c'è ma è imprecisa e finisce sul fondo senza impensierire Di Paola. Prova a ripartire il Casteldaccia con Monforte, palla in avanti, il colpo di testa di Loporto ad allontanarla, poi Megna
Selvaggio prova a lanciare Minnone, poi Bertoglio per Pace, riconquista palla per Omegna che lancia in avanti Monti, protegge l'uscita di Thomas Semeraro con il fisico, il portiere argentino arriva sul pallone, lo blocca in tuffo e così può spezzare il ritmo di questa offensiva del Casteldaccia che aveva provato a rendersi pericoloso con un filtrante all'indirizzo di Monti. Rinvio lungo da parte di Thomas all'indirizzo di Fernandez Castro. Ancora una volta controlla il pallone il calciatore con la maglia numero 9 che poi serve per vie centrali Gomez. Si aggiusta il pallone Gomez che poi serve sulla destra Cardoso in area di rigore. Ancora Fernandez Castro. Azione arrembante da parte del Mazzara che sta attaccando con 4 effettivi. Fernandez Castro salta 2 avversari, entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo per Gomez che non riesce però stavolta a girare. L'ottimo suggerimento da parte di Fernandez Castro verso la porta. La palla è finita sul fondo e dunque si riprende con una rimessa con i piedi per il Casteldaccia, ma Mazzara pericolosissimo, ancora una volta l'azione sull'asse Fernandez Castro Gomez, la palla è finita fuori. È rimasta a terra Minnone dopo un contrasto con Loporto, la palla è finita poi al di là della linea laterale. Non c'è stato intervento irregolare secondo il direttore di gara, dunque si può riprendere con una rimessa con le mani per il Mazzara. Ci sono anche le proteste del capitano del Casteldaccia Monforte all'indirizzo del direttore di gara che però non cambia idea. Adesso lo porto per Gomez. Mette palla a terra il gigante del Mazzara, poi costretto a subire la rimonta del calciatore avversario con il pallone che finisce al di là della linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Mazzara. Ce lo porto sul punto di battuta. Palla messa in mezzo, allontana Prestigiacomo sui piedi di Cardoso, poi allontana definitivamente e accetta. Pirrello serve Pace, messo giù da Minnone, calcio di punizione per il Mazzara. Arbitro che adesso deve essere bravo a tenere la gara sotto controllo, evitando che insomma si incattivisca questa partita che finora è stata, come dicevamo anche nel primo tempo, abbastanza corretta. Un solo ammonito fin qui sul taccuino del direttore di gara, si tratta di Fernandez Castro per una simulazione a giudizio dell'arbitro nel corso del primo tempo dopo che il Mazzara era già in vantaggio sul 2-0. Calcio di punizione per il Mazzara, Giovanni Pace sul punto di battuta, palla messa in mezzo, allontanata dalla retroguardia del Casteldaccia, poi Cardoso allarga sulla destra per Fernandez Castro, che prova a girarsi e a superare un avversario, finisce a terra, non c'è fallo, poi l'intervento in chiusura di Alfano, la palla che supera la linea laterale, e in questo caso sarà fallo laterale per il Mazzara. Adesso arriva un provvedimento dell'arbitro, secondo cartellino giallo, probabilmente per protesta all'indirizzo di un calciatore del Casteldaccia. Ora cerchiamo di capire di chi si tratta. Si tratta del numero 2 Ferrara, che adesso lascia il campo perché è pronta la terza sostituzione per il Casteldaccia quando siamo al 57esimo. Dunque fuori Ferrara, dentro il numero 16 Schiavo. Terza sostituzione per il Casteldaccia quando numero 8 siamo al 57esimo. Numero 2 Ferrara. Fallo laterale per il Mazzara affidato a Saia, che prova a servire in area di rigore Gomez. Non riesce però a servire con la testa Fernandez Castro. La palla supera nuovamente la linea laterale. Stavolta la rimessa con le mani è a favore della squadra palermitana. Battuta lunga all'indirizzo di Monti che riesce per un soffio a prolungare la traiettoria della sfera. Poi Selvaggio, duello in velocità con Pirrello che chiude bene, si rifugia in calcio d'angolo. Era un 2 contro 2 pericoloso questo, insomma, tentato dal Casteldaccia. È stato bravo Pirrello a chiudere in corner. Palla messa in mezzo con Loporto che probabilmente ha toccato per ultimo, vedremo se sarà dello stesso avviso il guardalinea, è così. Dunque ultimo tocco da parte di Loporto, sarà rimessa laterale per il Casteldaccia con Minnone che prova a girarsi, subisce fallo, anzi no, da Gancitano che gli sradica via il pallone, poi lo stesso Gancitano finisce a terra,
Adesso la palla termina al di là della linea laterale, sarà rimessa con le mani per il Casteldaccia, già abbattuta. Megna, palla messa in mezzo, allontana Semeraro, era però in posizione irregolare l'attaccante del Casteldaccia, dunque sarà calcio di punizione per il Mazzara. Ritmi sicuramente non altissimi nel corso di questa ripresa, ma come dicevamo in avvio di telecronaca, in questo secondo tempo chiaramente il Mazzara non ha alcun interesse nel forzare i ritmi di una partita che vede i canarini condurre per 2-0 quando siamo quasi al 60° minuto, grazie alla doppietta messa a segno da Gomez, che nel corso del secondo tempo è andato anche vicino al Trist. Adesso rimessa laterale per il Casteldaccia con Monforte che lascia l'incarico ad Abate. Adesso arbitro che interrompe un attimo il gioco, chiedendo a Fernandez Castro di accomodarsi fuori per ricevere le cure dello staff medico. Nel frattempo il gioco può riprendere con la rimessa laterale per il Casteldaccia, con Abate che serve Monforte. Presti Giacomo. Ancora Presti Giacomo che serve nelle vicinanze Megna. Poi Minnone. Allunga sulla destra per Abate, gli sradica via il pallone Loporto che poi riparte in contropiede. Ancora Loporto dopo 40 metri, prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento in chiusura da parte di Presti Giacomo che poi finisce giù proprio su di lui, un fallo dello stesso Loporto. Calcio di punizione per il Casteldaccia, già battuto da Di Paola. Presti Giacomo. Presti Giacomo sulla sinistra. Palla in avanti a cercare il solito Monti, la palla però è imprecisa, finisce direttamente in fallo laterale. Dunque rimessa con le mani per il Mazzara. Saia cerca l'intervento di Bertoglio e poi riconquista il pallone. Pirrello allontana la sfera dall'area di rigore del Mazzara. Duello a centrocampo tra numeri 7. Gancitano lo vince nei confronti di Abate e lancia quasi involontariamente Bertoglio che può così spingere in avanti l'azione del Mazzara. Entra in area Bertoglio, poi prova col sinistro a mettere in mezzo con Gancitano che la gira verso la porta. La palla esce di un soffio. Mazzara vicinissimo al Tris. Quando siamo al 62esimo, altra bella azione da parte dei canarini con Bertoglio che è ripartito in contropiede, quasi in campo aperto, ha messo la palla in mezzo per Gancitano che è stato bravo a girare col sinistro, chiudendo un po' troppo l'angolo della conclusione, la palla si è spenta proprio di un soffio sul fondo. Adesso il Casteldaccia prova a ripartire, Minnone non riesce a servire Selvaggio, poi col sinistro cerca l'inserimento da parte di Alfano che finisce a terra, non c'è fallo su di lui a giudizio del direttore di gara, riparte il Mazzara con Saia che supera addirittura tre avversari, poi finisce a terra per l'intervento falloso di Megna. A farne le spese però è il capitano del Casteldaccia Monforte che viene ammonito, terzo ammonito della gara, proprio il capitano del Casteldaccia Monforte per eccesso di proteste. Dunque salgono a 3 gli ammoniti di questa gara nel Mazzara Fernandez Castro, tra i granate invece figurano Ferrara e Monforte. Intanto lo stesso Saia è rimasto a terra dopo la bella progressione di qualche istante fa. Adesso riceve le cure dello staff medico del Mazzara, il giovane 2004 del Mazzara. Arbitro che adesso invita Saia ad accomodarsi fuori. Dovrà attendere l'ok dell'arbitro per rientrare in campo. Ci sono attimi di tensione anche tra le due panchine, con qualche parola di troppo probabilmente volata da una panchina all'altra.
arbitro che adesso prova a riportare la calma su entrambe le panchine. Intanto probabilmente si può riprendere a giocare con un calcio di punizione affidato al Mazzara. Sul punto di battuta c'è Pirrello. Batte invece Pace, palla all'indirizzo di Fernandez Castro che non riesce però a tenerla in campo e dunque si riprenderà con una rimessa laterale per il Casteldaccia. Ha già riconquistato palla il Mazzara con lo stesso Fernandez Castro che prova la progressione sulla destra superando tre avversari, ne supera effettivamente tre, non ci riesce con il quarto, Presti Giacomo gli sradica via il pallone dai piedi, adesso prova a far ripartire l'azione dei suoi, arriva però l'intervento in chiusura di Bertoglio, la palla ha oltrepassato la linea laterale, sarà rimessa con le mani in favore del Mazzara. Palla all'indirizzo di Gomez che prolunga la traiettoria, arriva Cardoso sul pallone, prima di lui lo fa però Monforte che riesce ad allontanare la sfera, poi Bertoglio nuovamente in avanti, c'è Gomez sul pallone, Ribaudo allontana per il Casteldaccia, poi arriva l'anticipo di Selvaggio su Saia, Bertoglio riconquista il pallone per il Mazzara, non riesce a servire correttamente Fernandez Castro, la palla finisce in fallo laterale, nuovo fallo laterale però perché Selvaggio non è riuscito a controllare il pallone e dunque azione che può trasformarsi da difensiva in offensiva per il Mazzara con Saia che cerca Gomez, non lo trova, arriva l'intervento di testa di Bertoglio, nuovo fallo laterale, adesso si gioca chiaramente anche sui nervi, sul cronometro con i minuti che passano e diventano sempre meno per il Casteldaccia per provare a recuperare una partita controllata fin qui agevolmente dal Mazzara. Arriva adesso Saia a chiudere sull'azione offensiva del Casteldaccia. Thomas, rinvio lungo con il destro da parte del portiere argentino. Presti Giacomo mette giù il pallone, allarga sulla sinistra per Ribaudo, che col mancino cerca il lancio in avanti per Alfano. Alfano si gira, non riesce a superare Saia che prova a lanciare, riesce anzi a lanciare Fernandez Castro. Supera nuovamente due avversari Fernandez Castro, serve al limite dell'area Gomez che si gira, supera un altro avversario, la lascia lì per Fernandez Castro che col sinistro mette di un soffio al lato Mazzara, nuovamente vicinissimo alla rete del 3-0 con Fernandez Castro che probabilmente avrebbe meritato la gioia del gol per quanto fatto fin qui, la palla però è finita di un soffio al lato, dunque altra chance sciupata dal Mazzara. Intanto arriva la quarta sostituzione per il Casteldaccia con Alfano il numero 11 che lascia il campo, entra in campo il numero 18 dentro Ribaudo. Il numero 18 in Ribaudo il numero 11 Alfano quando siamo al 66esimo, dunque quarto cambio per il Casteldaccia con Ribaudo che prende il posto di Alfano. Adesso Casteldaccia che prova a riproporsi in avanti, solito lancio all'indirizzo di Monti, Semeraro allontana il pallone ma lo lascia lì per Minnone che prova il destro, la chiusura decisiva di Thomas sul tentativo di accetta ma era in posizione irregolare il numero 4 a giudicare dalla posizione della bandierina del primo assistente. Si era salvato quasi miracolosamente il Mazzara su questa azione di contropiede con un grande intervento del portiere Franco Thomas su questa conclusione ravvicinata da parte di Accetta. Sarebbe stato tutto inutile però perché la bandierina del primo assistente Vito Bensorte della sezione di Trapani si era già alzata per la posizione irregolare del centrocampista del Casteldaccia. Calcio di punizione già battuto da Thomas a cercare i centimetri di Gomez. Gancitano non riesce poi a servire Cardoso, arriva l'intervento falloso all'indirizzo di Abate, calcio di punizione per il Casteldaccia. Megna per Monforte, Presti Giacomo, ancora Monforte, ancora per il compagno di reparto Vincenzo Presti Giacomo che allarga sulla sinistra per Schiavo, ancora Schiavo, Megna in avanti a cercare Minnone, la palla però è imprecisa, termina direttamente in oltre la linea di fondo, dunque si può riprendere con una rimessa dal fondo per il Mazzara.
adesso arriva probabilmente, anzi arriva sicuramente un cartellino giallo, il quarto di questa partita all'indirizzo del numero 10 del Casteldaccia Minnone. Credo di aver esagerato un po' troppo con le proteste. Dunque taccuino dell'arbitro che si sta pian piano riempendo dopo che l'arbitro aveva annotato un solo nome nel corso dei primi 45 minuti. Rinvio lungo da parte di Thomas, prova a prolungare la traiettoria del pallone Gomez, ma la palla finisce tra i piedi di Prestigiacomo che sbaglia però il passaggio, la riconquista Pace per il Mazzara, poi va a vuoto Cardoso con questo duello aereo e il Casteldaccia può ripartire con Abate. Adesso arriva anche un giallo per Pace, adesso l'arbitro ci sembra intenzionato a estrarre i cartellini ogni minimo contatto irregolare, comunque Pace che va ad allungare ulteriormente la lista dei cattivi sul taccuino dell'arbitro. Quinto ammonito della gara, secondo tra i canarini dopo Fernandez Castro. Calcio di punizione per il Casteldaccia in questo caso. Accetta, prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento in presa alta da parte di Thomas che conquista il pallone, adesso invita i suoi compagni a salire. Può andare adesso al rinvio lungo Thomas a cercare Gancitano, prima di lui però Prestigiacomo ad allontanare il pallone. Adesso Casteldaccia che prova a riaffacciarsi in avanti, riesce però Bertoglia a riconquistare il pallone per il Mazzara subendo anche fallo da parte di un avversario. Calcio di punizione per il Mazzara. È necessario anche l'intervento dello staff medico per prestare i soccorsi a Bertoglio che è rimasto a terra. Sembra abbastanza dolorante il calciatore con la maglia numero 17 del Mazzara. Ne approfittano intanto alcuni calciatori dell'una e dell'altra squadra per dissetarsi. Vedremo se Bertoglio riuscirà a continuare la gara. Ricordiamo che in panchina per il Mazzara ci sono soltanto tre calciatori, il secondo portiere Francisco Dominguez e poi il giovane difensore centrale Gabriele Amato e il centrocampista Salvatore Federico. Dunque panchina cortissima per il Mazzara, alle prese appunto con il mercato e alle prese anche con il giudice sportivo che ha, per così dire, fatto fuori tre elementi di sicura importanza per mister Marino dopo la trasferta di Caltanissetta. Ricordiamo che Mazzara deve fare i conti con le squalifiche di Cesar, di El Amraoui e di Camarà. Adesso si è rialzato fortunatamente Bertoglio, viene invitato a uscire dal campo per ricevere le ultime cure. Adesso il gioco che può riprendere, calcio di punizione affidato a Semeraro, battuta lunga all'indirizzo di Gancitano che prova a superare Abate, non ci riesce, la palla finisce direttamente in fallo laterale. Lo porto in anticipo su Minnone, prova a riproporsi in avanti il Mazzara con Cardoso che riceve palla da Gomez, lo stesso portoghese, serve nuovamente Gomez che può provare il tiro, invece preferisce rinculare e servire Fernandez Castro sulla destra, palla nuovamente in avanti per Gancitano che riesce a tenerla in campo, anzi no, si è alzata la bandierina del secondo assistente dell'arbitro, la signora Marta Di Franco, dunque calcio di rinvio per il Casteldaccia, la palla aveva oltrepassato la linea di fondo, gioco che è già ripreso con Monforte, Prestigiacomo sulla sinistra per Schiavo. In avanti a cercare Accetta che controlla il pallone e lo prolunga per Monti. Monti prova a superare Pirrello, rinviene su di lui anche Semeraro, ma la posizione dell'attaccante era irregolare a giudicare dalla bandierina alzata da parte del primo assistente. Dunque calcio di punizione per il Mazzara e quinto e ultimo cambio per il Casteldaccia con il numero 14 Gioele Natale Lapi che si appresta a entrare in campo. Vedremo al posto di chi. A lasciare il campo ci sembra sia il numero 4 Accetta. Il Casteldaccia ha fatto entrare in campo adesso il numero 14 Lapi. Dunque dentro Lapi fuori Accetta. Il numero 4 Accetta.
quando siamo al 73esimo, Casteldaccia che esaurisce le sostituzioni a sua disposizione, 5 sostituzioni già operate dal Casteldaccia, nessuna finora operata dal Mazzara, che come vi dicevo ha a che fare, deve fare i conti con una panchina corta, ma la squadra sta girando bene, dunque mister Marino probabilmente non vede la necessità di intervenire sull'11 momentaneamente in campo. Mazzara che prova comunque ad affacciarsi in avanti anche sul 2-0, conquistando una rimessa laterale in zona offensiva. Saia per Fernandez Castro, ancora Saia, prova a superare Schiavo, non ci riesce, conquista comunque una rimessa laterale il numero 3 del Mazzara. Fernandez Castro finisce a terra, non c'è nulla di irregolare a giudizio della terna arbitrale. Casteldaccia che prova a distendersi in avanti in contropiede con Minnone, lancio in avanti a cercare la velocità di Selvaggio, palla però messa in fallo laterale da Semeraro, che ha chiuso bene e ha consentito al Mazzara di recuperare. Adesso Minnone non riesce a superare Pace, ne è entrato Lapi, dialoga con Monforte, ancora Lapi, la chiusura di Cardoso, palla che finisce direttamente in fallo laterale. Dunque i Granata potranno sfruttare un'altra occasione in zona offensiva con una rimessa con le mani affidata a Abate. Lo stesso Abate prova a infilarsi in area di rigore, la chiusura di Pace, Lapi, Prestigiacomo, Monforte, palla un po' troppo lunga per il capitano del Casteldaccia, riesce comunque a tenerla in campo. Minnone in avanti per Abate, che supera Loporto, entra in area di rigore Abate, mette in mezzo, la chiusura decisiva di Pirrello che si rifugia in calcio d'angolo. Dunque nuova occasione per il Casteldaccia, questa dalla bandierina, con la battuta affidata al numero 10 Minnone. E sono addirittura 7 le maglie in area di rigore, le maglie granate in area di rigore. Palla messa in mezzo, arriva l'intervento in chiusura di Gancitano, poi allontana la difesa del Mazzara con Pace che può riproporsi in avanti, subisce fallo da parte di Abate. Sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. È finito a terra anche lo stesso Abate. Sarà calcio di punizione per il Mazzara per questo calcio di punizione, per questo fallo subito da Pace. Adesso arbitro che prova a sedare gli animi che si erano scaldati tra i due numeri 7, Gancitano per il Mazzara e Abate per il Casteldaccia. Arbitro che invita alla calma entrambi e adesso probabilmente si può riprendere a giocare. Gara che è stata corretta fin qui, adesso gli animi si sono un po' scaldati, si riprende intanto a giocare con Pirrello che serve Semeraro, ancora Pirrello all'indietro per Thomas che controlla il pallone e poi sceglie per il lancio lungo all'indirizzo di Fernandez Castro, che la tiene in campo inizialmente, non riesce poi però a controllare il pallone che scivola al di là della linea laterale. Casteldaccia che può ripartire con Prestigiacomo. Adesso Lapi prova a girarsi nel cerchio di centrocampo, Lapi che allarga sulla sinistra per Schiavo. Ribaudo prova a superare Saia. Arriva l'intervento però in chiusura da parte di Bertoglio che gli sradica il pallone dai piedi soltanto per un momento. Fase confusa questa con continui rimpalli da una parte e dall'altra. Pallone che non ne vuole sapere di restare in possesso di una sola squadra. Adesso Bertoglio subisce fallo da Selvaggio e sarà calcio di punizione per il Mazzara. C'erano stati almeno 5 rimpalli consecutivi con il pallone che aveva cambiato continuamente possesso. Adesso calcio di punizione affidato a Semeraro, che batte lungo all'indirizzo di Fernandez Castro. L'intervento in chiusura da parte di Schiavo in fallo laterale, Mazzara che può così stazionare in avanti
alla ricerca del terzo gol, già sfiorato in almeno un paio di occasioni, anzi facciamo tre, con Gomez, Fernandez, Castro e lo stesso Gancitano, che probabilmente è quello che è andato più vicino al gol. Adesso Saia finisce a terra nel contrasto con Schiavo, non c'è nulla di irregolare a giudizio dell'arbitro, velo di Selvaggio per cercare Monti, la chiusura di Pirrello, poi Fernandez Castro sulla destra per Saia. In avanti per Cardoso, che si gira, supera due avversari, non riesce a fare lo stesso con il terzo, la palla finisce al di là della linea di fondo e sarà rimessa dal fondo per il Casteldaccia, anche se l'ultimo tocco c'era sembrato di un giocatore con la maglia granata. Secondo assistente era però piazzato sicuramente meglio di noi. Intervento in chiusura di Bertoglio in fallo laterale, poi Gancitano conquista il pallone, finisce a terra Gancitano, fallo da parte di Abate. Arrivano le proteste del capitano del Mazzara Samuele Pirrello all'indirizzo del direttore di gara. Calcio di punizione per il Mazzara. Animi che si sono scaldati proprio negli ultimi minuti fra i due numeri 7. Adesso Abate allontana il pallone, lo porta, la porta in avanti, poi la chiusura dello stesso Abate in fallo laterale. Lo porto sul punto di battuta di questa rimessa con le mani. Gomez, ancora lo porto. Prova ad avanzare Loporto, la palla finisce al di là della linea laterale dopo l'ultimo tocco da parte di un calciatore in maglia granata, dunque ancora rimessa laterale in favore della squadra canarina. Loporto per Gomez. Ancora Gomez prova a girarsi fra due avversari, la riconquista il Casteldaccia con Selvaggio che prova a spingersi in avanti, Minnone, Lapi. Allarga sulla sinistra per Ribaudo, contropiede pericoloso questo da parte dei Granata. Selvaggio. Finisce a terra il calciatore del Casteldaccia, sarà calcio di punizione proprio in favore della squadra palermitana. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, si può ripartire con il calcio di punizione. Intervento di testa da parte di Monti che mette il pallone in rete. Il Casteldaccia accorcia le distanze quando siamo all'ottantesimo minuto con questo colpo di testa di Monti. Dunque 10 minuti da qui al novantesimo che si preannunciano di fuoco, considerando che il Mazzara ha subito diverse rimonte anche a tempo praticamente scaduto. Il Casteldaccia la riapre senza essersi mai reso particolarmente pericoloso con questo colpo di testa di Monti. E dunque aggiorniamo anche noi il risultato al Nino Vaccara quando siamo all'82esimo minuto. Mazzara 2, Casteldaccia 1, autore del gol ospite Monti. Lo porto in avanti a cercare Gomez che era però finito al di là della linea di offside. Controlla Monforte per il Casteldaccia. Presti Giacomo. Palla in avanti all'indirizzo di Monti. Chiude bene Pirrello su di lui. Adesso chiaramente il Casteldaccia ha tutto l'interesse a forzare i ritmi alla ricerca del gol del pari. Mazzara che è dalla sua il rimpianto di non aver sfruttato le occasioni create, era andato vicino alla rete del Tris come dicevamo in precedenza in almeno tre occasioni, poi il Casteldaccia alla prima vera e propria occasione ha accorciato le distanze riaprendo di fatto il match. Il Mazzara sostituisce il numero 7 Gancitano, prima sostituzione per il Mazzara, 15 Amato. Fuori Gancitano, dentro Amato, alla prima presenza da calciatore gialloblu, è un nuovo arrivo, si tratta di un difensore centrale classe 2004, dunque quando siamo all'83esimo minuto
fuori Cancitano, dentro Amato. Subisce un colpo Gomez nel contrasto aereo con Prestigiacomo, finisce a terra il gigante giallo-blu. L'arbitro comanda un calcio di punizione in favore del Mazzara, richiamando anche il numero 5. Nel frattempo si avvicina anche alla panchina del Castel Dacia, anzi si avvicina alla guardaline, che deve avergli segnalato qualche cosa, e arriva un cartellino rosso all'indirizzo di Selvaggio, se non abbiamo capito male il numero 17 Selvaggio, che lascia il Castel Dacia in 10 uomini. Adesso il Castel Dacia accerchia il primo assistente dell'arbitro, Vito Bensorte. Non abbiamo capito cosa abbia segnalato il guardaline al direttore di gara. Sta di fatto che il Castel Dacia è particolarmente nervoso nei confronti della terna arbitrale per la decisione appena assunta. Adesso cercheremo di fare chiarezza. Eh sì, ed effettivamente è Selvaggio a lasciare il campo, a lasciare il Castel Dacia in 10. Dunque, quando siamo all'84esimo minuto, quasi all'85esimo minuto, il Castel Dacia resta in 10 per l'espulsione di Bensorte, un'espulsione, diciamo, segnalata dal guardaline. Dunque, proteste che devono essere state veramente eccessive. Dunque, espulso Selvaggio per il Castel Dacia con il numero 17. Castel Dacia che in questi ultimi 5 minuti più recupero dovrà fare i conti con l'inferiorità numerica dopo aver riaperto la gara grazie al gol di Monti arrivato all'80esimo minuto. Calcio di punizione già battuto da Pace, palla per Gomez che allarga per Cardoso, bravo a entrare in area Cardoso il portoghese, l'ultimo tocco però è il suo pallone che finisce in fallo laterale in favore del Castel Dacia. Viene battuto adesso il fallo laterale con Megna per Lapi, allarga il gioco sulla destra per Abate, Abate in avanti per Minnone. Minnone riesce a trovare Monti in posizione regolare, Monti che prova a mettere in mezzo, la palla viene però allontanata da Saia. Adesso comincia la fase di sofferenza chiaramente per il Mazzara, perché il Castel Dacia, dopo aver accorciato le distanze, chiaramente può contare su nuove energie. Calcio di punizione intanto per la squadra ospite. Già battuto all'indirizzo di Abate che dalla destra prova a entrare in area di rigore, mette in mezzo con, era un tiro cross pericoloso, bravo Thomas con la mano destra a mettere in calcio d'angolo, la palla sembrava essere destinata a entrare in porta con questo tiro cross di Abate dalla destra. Adesso battuto il corner direttamente sui guanti di Franco Thomas che blocca la sfera e può far ripartire l'azione del Mazzara. Chiaramente con tutta la calma del mondo Thomas si rialza, fa salire la sua squadra, e adesso dopo aver studiato il piazzamento dei compagni va al rinvio lungo all'indirizzo di Gomez, arriva però la chiusura di Prestigiacomo che preferisce servire all'indietro di Paola Schiavo. Schiavo dialoga con Monforte. Prestigiacomo prova ad avanzare, Prestigiacomo che viene inseguito da Gomez, la chiusura di Loporto su Prestigiacomo, il lancio in avanti per Fernandez Castro che può allungarsi il pallone, poi finisce quasi a terra dopo il contrasto con Monforte. Adesso controlla ancora Fernandez Castro, poi l'intervento risolutore di Bertoglio che allontana la sfera. C'è Cardoso sul pallone che prova a duellare con Schiavo che riesce però ad allontanare e a far ripartire l'azione del Castel Dacia.
Lancio per Monti, inseguito dal neoentrato del Mazzara Amato. La palla sembra aver varcato la linea, non secondo la terna arbitrale, poi finisce direttamente in calcio d'angolo dopo la deviazione del difensore del Mazzara. Dunque nuova opportunità per la squadra del Castel Daccia quando i minuti sul nostro cronometro sono 88. Altro corner per la formazione palermitana, palla in mezzo, l'anticipo di Pirrello su Monti che era pronto a provare la conclusione a rete. Mazzara che si rifugia in fallo laterale. Abate mette in area di rigore per Monti che cerca il sinistro, la palla finisce direttamente in fallo laterale, non è neanche finita sul fondo ma ha superato la linea laterale dall'altro lato dal nostro punto di osservazione. E dunque Mazzara che può usufruire di questa rimessa con le mani in zona difensiva. Amato in avanti a cercare Cardoso. Adesso probabilmente c'è tempo anche per la seconda sostituzione per il Mazzara, mentre il Castel Daccia prova a continuare ad attaccare a spron battuto con Abate che punta l'avversario. Serve l'api, arriva però l'intervento in chiusura da parte di Loporto, poi la conclusione di Schiavo lontanissima dalla porta difesa da Thomas. Siamo al 90esimo minuto, c'è tempo per la seconda sostituzione per il Mazzara. Il Mazzara sostituisce il numero 20 Cardoso con il numero 14 Federico. Cardoso che lascia il posto a Salvatore Federico. Quando siamo al 90esimo vediamo Cardoso che si tocca la coscia, dunque probabilmente deve essersi fatto male qualche minuto fa. L'arbitro sta concedendo 6 minuti di recupero. Altro recupero extra large qui al Nino Vaccara. Quando è appena scoccato il 90esimo, l'arbitro ha concesso 6 minuti di recupero, dunque si andrà avanti fino al 96esimo. Una decisione che se altre volte magari ha avuto una spiegazione, oggi ci sembra insomma un pochino inspiegabile, però si andrà avanti fino al 96esimo. Mazzara che adesso prova a riproporsi in avanti con Castro. Gomez prolunga la traiettoria del pallone, c'è anche Saia sulla sfera, non si capiscono i due, il Castel Daccia può così allontanare la minaccia. Bertoglio poi riesce a superare con un sombrero l'avversario, riesce a superare anche Prestigiacomo ad allargare per Fernandez Castro, rinviene però su di lui proprio Prestigiacomo che poi conquista una rimessa dal fondo, perché l'ultimo tocco su questo pallone è proprio quello di Fernandez Castro. Di Paola serve nuovamente Prestigiacomo. Schiavo, chiaramente adesso il Castel Daccia è quasi tutto riversato nella metà campo del Mazzara. Palla in avanti a cercare Monti, contrastato da Amato. Ancora Monti che si gira tra due avversari, la mette alla palla in mezzo e Semeraro allontana la sfera. Il pallone viene però riconquistato nuovamente dalla squadra granata, con l'api che allarga sulla destra per Abate. Palla in area di rigore con Minnone che si gira e punta Pirrello. Col sinistro mette in mezzo Minnone, la palla viene poi deviata da Saia e Federico può far ripartire l'azione del Mazzara. Federico per Gomez, ancora Gomez, riesce a proteggere il pallone il gigante del Mazzara. Gomez poi prova a lanciare Federico che può partire in contropiede, può partire in verso l'area di rigore del Castel Daccia. Federico però perde il pallone sulla chiusura di Schiavo che poi finisce a terra in maniera irregolare secondo il direttore di gara, dunque sarà calcio di punizione per il Castel Daccia già battuto. Castel Daccia che prova a reagire. Lapi studia il piazzamento dei compagni. Lapi, palla sulla sinistra per Ribaudo, ancora Lapi. Il suggerimento in avanti, c'è la chiusura però di Federico direttamente in fallo laterale. Se ne sono andati già 2 minuti e mezzo di recupero. Ricordiamo che si andrà avanti fino al 96esimo. Prestigiacomo in avanti. L'intervento di Monforte ad anticipare Loporto, poi Pirrello a proteggere il pallone che finisce oltre la linea di fondo.
e si riprenderà con una rimessa con i piedi per il portiere del Mazara Franco Thomas, che adesso si sistema il pallone nell'area piccola e andrà al rinvio. Pronto al rinvio Thomas. Palla nella zona in cui ci sono solo maglie granata, però Gomez la riconquista su Presti Giacomo, poi allarga sulla destra per Saia, che mette in mezzo per Pace, che la mette giù in area di rigore. Prova a girarsi Pace, arriva la chiusura determinante di Di Paola, che respinge il pallone, poi Saia finisce a terra. Intervento sul pallone a giudizio dell'arbitro, e Casteldaccia che può ripartire così in contropiede. Ha sciupato un'altra occasione per chiuderla il Mazara, dando spazio alla squadra granata con Monti, che parte forse al di là della linea, poi controlla il pallone Thomas. Non era ancora, non si era alzata la bandierina del guardalinea, dunque non sappiamo se effettivamente sarebbe stato fuori gioco o meno nel caso di disponibilità del pallone per l'attaccante del Casteldaccia. Sta di fatto che comunque l'intervento di Thomas è stato decisivo. Il rinvio di Thomas finisce direttamente in fallo laterale. Abate a battere questa rimessa con le mani, Minnone a prolungare la traiettoria, poi Semeraro sbaglia il rinvio con il colpo di testa, la palla resta lì, poi è Bertoglio ad allontanare la minaccia e a provare a lanciare in avanti Gomez, che va a duello con Presti Giacomo, che chiude nel migliore dei modi. Arriva però Fernandez Castro a continuare l'azione del Mazara, la tiene in campo Castro, che adesso può chiaramente guadagnare secondi preziosi per i canarini. Arriva il raddoppio anche di Megna su di lui, oltre a Schiavo. La palla finisce oltre la linea di fondo, sarà rimessa per il Casteldaccia. Attimi di sofferenza chiaramente per il Mazara, questi 6 minuti di recupero sembrano non trascorrere mai. La chiusura di Bertoglio su Abate, sarà rimessa laterale per il Casteldaccia, già battuta Presti Giacomo, poi lascia lì il pallone per Megna. Schiavo, ancora Presti Giacomo, c'è tutto il Casteldaccia riversato nella metà campo del Mazara. Megna in avanti per Abate, cioè lo porto a chiudere, poi Federico ad allontanare il pallone, la tiene lì però Federico, che se la fa portare via da Megna. La chiusura da parte di Loporto, sarà rimessa laterale per il Casteldaccia. C'è Minnone a controllare al limite dell'area, Federico gliela porta via, poi prova ad allungarsi il pallone, l'intervento spalla a spalla duro tra Lapi e Federico, con l'arbitro che va a separare i due calciatori. Particolarmente nervoso il calciatore del Mazara, che adesso viene richiamato dal direttore di gara insieme al numero 14 del Casteldaccia. Sono scaduti adesso i 6 di recupero, si va comunque avanti secondo il direttore di gara. Federico allontana la minaccia, arriva il triplice fischio dell'arbitro, gioco, partita e incontro per il Mazara, che va così, sale a quota 28 punti dopo aver battuto per 2-1 il Casteldaccia. Ricordiamoci, a segno Gomez nel primo tempo con una doppietta. Gomez ha sbloccato la gara al terzo minuto con un calcio di rigore, poi il raddoppio dopo 10 minuti. Nel finale qualche brivido per il Mazara, con il Casteldaccia che ha saputo quantomeno limitare i danni con la rete di Monti all'80esimo, poi l'arrembaggio dei granata non ha consentito alla squadra palermitana di portare a casa punti. Dunque alla fine del girone d'andata il Mazara chiude con 28 punti, un risultato per certi versi inaspettato per una squadra costruita ad agosto in fretta e furia e che ha come obiettivo una salvezza tranquilla. Dallo stadio di Nino Vaccara, da Luca Di Noto è tutto, a voi tutti l'augurio di buone feste e buon anno nuovo.